La mostra, La giovinezza tenace, che vuole ricostruire quella che è stata la vita di Giacomo Livi, è nata tramite un lavoro che ha coinvolto sia l'Istituto Storico della Resistenza e sia appunto la scuola. Questa attività ci è stata proposta dai professori come un'attività extrascolastica, appunto, e soprattutto di approfondimento su quello che è stato il personaggio al quale è intitolata la nostra scuola. Quindi abbiamo noi studenti passato concretamente dei pomeriggi qua a scuola, nei quali abbiamo letto le varie lettere, i documenti, i reperti storici dell'epoca, con i quali abbiamo quindi ricostruito la vita di Giacomo Livi, non soltanto intesa come quella che è la vita pubblica, il quale lo si ricorda, ma anche la vita privata, quelli che sono stati i suoi effetti, la sua vita relazionale con le persone, tutto, che a nostro modo è importante almeno quanto la parte pubblica, quella che rimane del suo operato concreto. Per quello, dopo vari incontri di approfondimento, abbiamo allestito una mostra che appunto voleva raccontare ed esporre al mondo quello che è stata questa sua esperienza di vita e appunto per rendere testimonianza nel ricordo del 70° anniversario della Resistenza. E in questa mostra abbiamo esposto documenti inediti e foto di famiglia che sono state fornite dal cugino Fausto Fornari, con i quali abbiamo potuto proprio visualizzare in modo completo e globale quella che è stata la sua esperienza, la sua vita. E appunto questa mostra è stata aperta per 1 mese e mezzo e noi studenti abbiamo dovuto svolgere il ruolo di guide, quindi questa è stata magari anche un'altra delle novità. Magari si decideva per quali ore avremmo dovuto saltare la mattina e quindi andare appunto a fare le guide, però è stata, devo dire, un'esperienza molto gradevole e anche gratificante e ci ha posto in un ruolo che non ci saremmo mai aspettati di svolgere adesso. E perciò questo è più che altro un ricordo che mi ha lasciato questa mostra. Ulivi, un uomo a 19 anni comunque era già molto maturo e quindi questo suo gusto per il moderno che ci ha poi portato in quella che è stata, che è la società di oggi. E perciò uno dei tanti che almeno qui nel nostro territorio ha compiuto questo suo grande sacrificio in nome di quei che sono stati i suoi ideali sul quale poi si è fondata la Repubblica Italiana dopo la guerra.